Cosa fai, Vale? Le acciughe sotto sale. Siamo pronti, siamo equipaggiati, perfetto. Io sono Michele, sono il titolare di una piccola azienda, SES Levante, che dove portiamo avanti una delle più antiche tradizioni liguri, ovvero la salatura delle acciughe. Oggi vi facciamo una piccola scuola dell'acciuga, vi introduciamo nel mondo della salatura, sarà una lezione così dimostrativa. Abbiamo pensato a un vasettino proprio per farvelo portare a casa, però non riuscirete a fare quello che faccio nel vaso grande io. Però comunque sia, saranno acciughe che potrete tranquillamente mangiare tra un mese e 40 giorni. Iniziamo, parliamo delle acciughe, penso che chiunque conosca l'acciuga, è la protagonista del pesce azzurro, la più conosciuta. Le sue carni sono molto ricche di omega 3 e molto magre, e si prestano appunto per questo a tutti i svariati modi di cottura, da cotte, da crude, da stagionare. Abbiamo persino fatto anche il gelato con l'acciuga, un gelato gastronomico molto buono. L'acciuga, come dicevo, è un pesce azzurro, ha una vita media dai 5-6 anni, diventa adulta un anno e depone circa 3.000-4.000 uova esemplare, quindi è un pesce che fortunatamente per il momento non è a rischio di estinzione. La pesca è abbastanza sostenibile perché soprattutto nel mar Mediterraneo non viene fatta tutto l'anno, ma viene fatta nell'arco di 5-6 mesi. Questo perché? Perché l'acciuga da noi non è stanziale, ma è di passaggio, viene a deporre le uova nei mesi da febbraio a marzo, avvicinandosi alle coste perché le acque sono un pochettino più calde, e quindi poi man mano nel suo tragitto gli adulti vengono pescati dalle lampare. La lampara è la classica imbarcazione di acciuga che pesca acciuga, viene pescata di notte, si chiama appunto lampara perché una volta avevano proprio delle vere e proprie lampare che servivano a fare luce, perché al buio le acciughe venivano tirate a galla da queste lampare e la barca dietro, la lampara, tirava sul il classico pallone di acciughe come cantava De André. E ovviamente adesso le imbarcazioni sono un pochettino più moderne, non hanno più le lampare ma hanno dei grossi fari che illuminano tutto. Parliamo appunto della salatura. La salatura, come vi dicevo prima, è uno dei metodi più antichi per la conservazione dei pesci. I più famosi sono 4-5 metodi, cioè la fumicatura, l'essicatura, la fumicatura, il pesce primo che mi viene in mente da dirvi è il salmone, l'essicatura, lo stoccafisso, pesci grossi essiccati ovviamente in paesi dove il clima lo permette. E poi c'è appunto la salatura. La salatura si fa a secco o in umido. La salatura a secco è quella che viene fatta il baccalà. Su pesci grossi si lascia solo al sale l'azione di disidratare e di conservare il pesce. Quella che facciamo noi invece è la salatura in umido. Chiamate in umido perché poi vedrete che a un certo punto subentra la salamoia. Dobbiamo aggiungere la salamoia, che non è altro che una sostanza acquosa e sale, ed è un conservante anche quello che serve per il mantenimento del pesce. Ok, iniziamo. Che cosa serve per salare delle acciughe? Materia prima, ovviamente acciuga. Ora, non è ancora proprio periodo, infatti l'acciuga è un po' piccolina oggi. Normalmente da salare il pesce deve essere almeno un 15-16 cm e tolta la testa dovrebbe, questa è la classica arbanella, il vaso dove comunemente si fanno le acciughe, ma potete farle anche nel bidoncini di plastica, ovviamente certificati per gli alimenti, o voi in terracotta, in legno, come volete. L'arbanella è classica anche perché ha due o tre cose che servono proprio per la stagione. La prima, come vi dicevo, l'acciuga da salare, una volta levata la testa, deve coprire tutto il diametro del vaso. Abbiamo detto appunto le acciughe, il vaso, il sale. Come potete vedere anche nel vostro vasetto, il sale è un sale medio, non è un sale né fine né grosso. Spesso perché il sale fino, il sale innanzitutto a cosa serve? Il sale ha un uso idroscopico, ovvero serve per togliere i liquidi nella carne. Come fate anche le melanzane grigliate, prima lasciate un pochettino andare l'acqua,
Il sale fino sarebbe talmente fino che a contatto con la prima acqua che danno le acide si scioglierebbe. Il sale grosso è una scaglia un po' più grossa che fatica a sciogliersi e sotto pressione spappola la carne dell'acciuga. Quindi viene usato questo tipo di sale, che un sale medio si trova comunemente in giro. È un sale marino senza additivi, senza aromi, senza niente, un classico sale. Se per caso non lo trovate, andate a casa, il sale grosso, un canavaccio da cucina, fate un fagottino, a Genova in ogni caso un mortaio c'è, se no una bottiglia, una cosa, e lo assottigliate un pochino. Arrivati a questo punto possiamo iniziare. Dobbiamo ricordarci il primo nemico delle conserve, ovvero l'acqua. Quindi da questo momento in poi voi vi dovete scordare l'acqua. Alcuni mi dicono, ma mio nonno le faceva in spiaggia, le puliva, poi le sciacquava con l'acqua di mare. È vero, uno si poteva fare perché l'acqua era proprio pulita, limpida. Seconda cosa, l'acqua di mare è salavoia alla fine, quindi va bene. L'acqua dolce invece è il nemico che noi, il sale deve togliere dalla carne, quindi faremo un processo inverso a quello che dobbiamo fare. Quindi vi mettete su, immaginatevi a casa sul vostro lavandino comodi, un colino, un contenitore forato, acciughe, sale e il vostro contenitore, e si può iniziare. Come si pulisce l'acciuga da mettere sotto sale? Non si pulisce come quando ve le fate fritte a casa, soprattutto a cotoletta o anche intere, che togliete la testa e andatesene in fondo per levare gli interiori. Questo no, perché facendo così diamo modo al sale di infilarsi direttamente nella carne del pesce e quindi di spappolare il pesce. Dobbiamo cercare di fare una pulitura che faccia restare il corpo dell'acciuga più integro possibile. Quindi ora guardatemi, poi vi aiuto. Si dà come un pizzicotto all'acciuga, si cerca di staccare con la mano, io sono destro, chi è sinistro fa il contrario, si cerca di staccare la testa e allontanare il corpo in questa maniera. Viene via la testa con l'interiore, come potete vedere il corpo dell'acciuga rimane bello chiuso e possibilmente va lasciato questo ossettino che poi toccherete anche voi nella vostra acciuga. E questo è il modo migliore per lasciare il pesce più integro è possibile. Ora ve ne faccio vedere ancora qualcuna e poi iniziate voi. Si dà come un pizzicotto, come per staccarla, e poi si leva. Allora, adesso potete iniziare a pulire, mettete le teste nella vaschetta dove ci sono le acciughe, vi liberate questa vuota e ci mettete il corpo dell'acciuga, così, va benissimo, sì, perfetto. Questa pulita la metta qua, ok, metti, perfetto, fai il contrario, mettila qua e continuate a pulire, bravissime, tanto io anche, Scusa, il sale non gli ho dato? No, sale marino normale. Mettile, allora, la testina qua e quella pulita qua. Però lui lo fa... Se dal pubblico, intanto che noi operiamo, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, prego. Al contrario, dal dorso, vero? Che differenza c'è tra Alice e Acciuga? Che tutti dicono, che differenza c'è tra Alice e Acciuga? Non c'è nessuna differenza. Il nome scientifico del pesce è Alice, Acciuga è storpiato dai vari dialetti. Dorso verso Ligure, piemontese, meridionali, eccetera, eccetera. C'è chi sostiene invece che c'è una differenza, ma perché? Perché da almeno 80 anni per legge nel prodotto trasformato, quindi l'acciuga salata o marinata, cosa, la legge ci impone di scrivere il nome scientifico del pesce, ovvero Alici. Mentre in pescheria, sino a qualche anno fa, si poteva scrivere tranquillamente l'acciuga nostrana, l'acciuga dell'Adriatico. Quindi la gente magari pensa, quelle sottosale sono più grosse, è un altro tipo di pesce, l'acciuga è più piccolina. Ma io non riesco però, è difficile. C'è qualcuno che mi sa dire qual è la regione in Italia dove si è iniziato per prima a fare le acciughe sottosale? Liguria. Oh, Milano, ora proprio. Campania. Non ha il mare, quindi Piemonte. Ti ha detto Piemonte, giusto? Se voi pensate ai piatti tipici della tradizione piemontese, bagnacauda, bagnetto verde, sono a base di acciuga. Uno può pensare
Ma cosa, cioè, cosa c'entra il Piemonte con l'acciuga? I piemontesi sono stati i primi produttori di conserve, salumi, formaggi, verdure. Venivano in Liguria o nella parte più verso Savona, Imperia, verso i confini con la Francia, a comprare il sale, attraversando le antiche vie del sale. E qui la storia si divide un po' tra storia e leggenda, nel senso che la storia narra che, essendo abili già conoscitori dell'uso del sale, hanno provato a adottare questa tecnica sul pesce. La leggenda invece narra, che a me piace molto come cosa, che già all'epoca si pagavano i dazi, le tasse. Il sale era un bene quasi di lusso, l'acciuga invece era considerato un fabbisogno, quindi costava poco. E quindi cosa facevano? Per pagare meno tasse nascondevano il sale sotto i barili con le acciughe, e nel tragitto si sono accorti che effettivamente il pesce si conservava. Sta a voi chi ha credere quale sia la... Avete finito? Ok, aspettate un attimo che io invece sono lento. Ma infatti questo lavoro, tranne nella mia azienda, è sempre stato fatto dalle donne. Noi uomini andavamo a pescare e la donna si occupava di fare questa cosa. Lei l'aveva già fatto? Sì, ma non erano venute così bene. Siamo contenti di imparare a farlo. Grazie. Grazie al maestro. Grazie al maestro. Allora, come vi dicevo prima, questa che stiamo facendo adesso è una scuola così per introdurvi nel mondo dell'acciuga salata. Quindi adesso faremo un processo che in realtà a casa io vi consiglio di farlo un pochettino più lungo. Adesso avete la vostra vaschetta pulita, iniziate a mettere un po' di sale che avete nella vaschetta, a fare come una sorta di panatura delle acciughe. Così, così, e fai così. E poi le giri un pochino. Allora, questo è il primo passaggio prima di invasettarlo. Si possono anche invasettare direttamente, però io vi consiglio di farlo, mettere dentro un colino, un contenitore forato, fare questa sorta di panatura e lasciarle riposare così per 5-6 ore. Il sale inizia a fare la sua azione, inizia a colare bene l'acqua contenuta nelle carni e il sangue. Passate le 6 ore si può iniziare a invasettare. È una tecnica questa che io uso tantissimo, perché noi in azienda siamo solo in due. Arriva il giorno che ci sono 30-40 casse da salare, e è inumano riuscire a pulirle e invasettarle. Abbiamo provato questa tecnica che usano poi in Spagna, nelle grandi, dove vanno con imbarcazioni grosse a pescare e non tornano subito, ma stanno dei giorni in mare, e mi sono sempre chiesto: ma come fanno poi quando arrivano a terra a fare l'acciuga, perché deperisce subito? Ho fatto qualche ricerca. Praticamente prendono le acciughe e anche senza pulirle ci mettono già il sale. Io ho provato, mi sono rimaste 15 giorni in frigorifero col sale sopra, così intatte, neanche una pancia spappolata. Ovviamente ogni giorno levavo 3-4 dita d'acqua dalla cassetta, e quindi il sale inizia a fare il suo effetto. Io questa a casa vi dico 4-5 ore lasciatele, perché poi dopo avrete meno acqua da levare quando fate il contenuto che uscirà di liquido dal vostro vaso va eliminato. È il principio, diciamo, della colatura di Alice. Però per fare l'acciuga sotto sale occorre levarlo, perché creiamo un fespore e un gusto acido all'acciuga, noi diciamo un gusto di rancido quasi. Adesso si può iniziare a invasettare. Allora, guardate quello che faccio io, poi subito dopo vi aiuterò a cercare di metterle nel vostro vasetto. Come vi dicevo prima, è impossibile mettere quello che farò io nel vostro vasetto, però ci riusciamo a fare una cosa simile, ok? Allora, si prende il vaso, si mette un po' di sale nel vaso, non fatelo voi adesso, fermi, guardatemi solo. Si mette un po' di sale nel vaso, non ne serve tantissimo, serve quello che basta coprire tutta la superficie del vaso, perché poi ci dobbiamo appoggiare l'acciuga sopra. L'acciuga dentro il vaso va messa
non nel vostro, in questo, piatta, non va messa intera, c'è chi dice le mette così, piatta, va messa più piatta possibile e cercare sempre di fare degli strati più belli piani così. La prima acciuga, prima vi ho detto, per pulirle bisogna cercare di tenere il corpo più intatto possibile perché poi andranno pressate. Adesso useremo delle tecniche che serviranno per rendere una superficie omogenea e tutta che una volta che il peso viene sopra scenda tutto omogeneo. Quindi la prima acciuga va messa con la schiena rivolta verso il vaso, si può iniziare a metterla in orizzontale o in verticale, non cambia assolutamente niente. La seconda tecnica è mettere testa e coda, testa e coda. Ora considerate che con acciughe così piccole ne metterò quasi due per strato, normalmente ce ne andrà invece solo una. Quindi si cerca di fare testa e coda, cercando di riempire il più possibile tutti i vuoti che rimangono, perché poi all'interno si formeranno delle sacche d'aria che possono poi provocare appunto dei problemi nella maturazione. Cioè sì, però sempre testa e coda. Arriviamo all'ultima acciuga, si mette sempre con la schiena rivolta verso il vaso, si schiacciano un pochettino, si cerca di coprire tutti i buchi. Questo è il risultato finale del primo strato. Ok, abbiamo finito il primo strato, si aggiunge di nuovo un pizzico di sale, quello che serve per coprire il corpo dell'acciuga, perché poi ne dovremo mettere una sopra, e per coprire tutti gli eventuali buchetti che ci sono. Ok, secondo strato, abbiamo iniziato in orizzontale, secondo strato lo facciamo in verticale, ricordandoci sempre la schiena rivolta verso il vaso. Quindi iniziamo, di nuovo testa e coda, testa e coda, testa e coda. Vedete già il sangue come si sta, il sale come si sta sporcando? Perché sta proprio iniziando. Ok, allora adesso ho finito il secondo strato, di nuovo un po' di sale. Adesso mi fermo un secondo e vi cerco di aiutare a fare il vostro vasetto, poi io intanto vado avanti. C'è ancora una, ecco lì, un pizzichino di sale e poi va avanti così. Ok, lei ha capito? Bravissima. Poi nessuno vi vieta domani di prendere questo vasetto, andare in pescheria a comprarvi delle acciughe, tirarle fuori e aggiungerle alle altre. Si può fare anche, non ve lo consiglio alle prime armi, ma si può fare anche in vari momenti, nel senso fare un bidone più grande, farne 2 kg, poi ora non a distanza di mesi ma a distanza di giorni. Eccoci qua. Ora ti faccio andare, eh? Pizzico di sale e il prossimo lo fai. Nella salatura delle acciughe non c'è il famoso problema dell'anisakis come sul pesce crudo, semplicemente perché l'anisakis vive in un essere animale o umano vivente. Il pericolo è mangiandola cruda, perché voi prendete l'acciuga fresca, l'aprite, può essere all'interno delle carni, ve lo ingoiate e lui vive, si riproduce, vi crea delle ulcere all'interno. Sulla salagione non c'è nessun problema, perché prima di mangiare queste acciughe noi dovremo aspettare almeno un mese e mezzo, quindi il sale in più è un disinfettante naturale, quindi grazie a Dio non c'è nessun problema. Fai un bonifico da 1000 euro e siamo a posto. Dio, l'ho detto anch'io. Ok, siamo arrivati quasi alla fine, levatevi i guanti. Allora, hai imparato qualcosa? Bravo. Sì, a pulirla. Ancora una. Se avete messo il sale, levatevi i guanti intanto e chiudete il vasetto. Allora, adesso siamo arrivati alla fine dell'invasettatura. Quando comprate il vaso nel negozio classico di casalinghi e ferramenta, vi venderanno l'arbanella, il tappo e la piastrina. La piastrina serve da
mettere sopra per la pressione, come vi dicevo prima. Adesso bisogna aggiungere un bel peso. Qui non ce la fanno. No, lì non serve. Allora, quelle che avete fatto voi quando arrivate a casa, ve le mettete sul lavandino per uno o due giorni o dentro un sottovaso o qualcosa, vedrete che esce un pochettino di liquido. Se manca un po' di sale potete aggiungercene un pochino. Queste acciughe tra 15-20 giorni sono pronte, quelle che avete. Ma il liquido vale? Vale, esce in un vasettino, così ce n'è talmente poco che esce poi da solo. Siamo arrivati quasi alla fine, abbiamo invasettato, adesso vi cercate un posto, una cantina, una dispensa, dove volete, basta che non sia la luce del sole, abbastanza buio, fresco e umido. Vi prendete un bel recipiente da mettere sopra le acciughe, un vaso tipo del genere, qualcosa, in modo che il liquido non vi vada per terra. Si mette il vaso dentro. Adesso cosa bisogna fare? Il peso. Allora, per il peso ci sono due metodi. Chi è un po' più bravo, come posso essere io, usiamo un metodo che accelera un pochettino la cosa. Ve lo spiego, ma io vi consiglio di fare il metodo classico, anche perché se siete giustamente alle prime armi è più sicuro. Allora, per far prima abbiamo detto che mettiamo 2 kg di acciughe all'interno del vaso. Per far prima, per far scendere di più, noi mettiamo un peso di 5 kg sopra il vaso, in modo che in qualche giorno scendano proprio giù di botto. Io vi consiglio invece di mettere la metà del peso del contenuto, quindi se fate un vaso da 2 kg, una classica bottiglia piena d'acqua va benissimo. Come vi dicevo, questo vaso prima è adatto per le acciughe, uno per la misura che vi facevo vedere. Seconda cosa, vedete questa curvatura che ha? Non è una cosa estetica, ma è il vostro indicatore. Le acciughe pressate devono arrivare a questo livello. Se vanno più sotto vuol dire che avete messo più sale, troppo peso, e quindi quelle sotto le avete spapolate. Se invece non scendono vuol dire che ne avete messo poco. Nell'arco di una settimana, 10 giorni, il vostro peso deve arrivare qua. Nell'arco di una settimana, 10 giorni, vedrete che dal vaso non uscirà più di acqua, di liquido, perché la acciuga ha dato tutto il liquido. A questo punto cosa bisogna fare? Bisogna fare la salamoia. Prima di aggiungere la salamoia mettete una bella mano sopra la piastrina e inclinate leggermente il vaso in modo che esca tutto il liquido, ok? Guardate sempre che ci sia tutto il sale sopra, al limite ne aggiungete un pochettino. A questo punto dovete fare la salamoia. La salamoia si fa un 3 litri d'acqua più o meno, un 3 di sale grosso, o se vi è avanzato di questo. A ebollizione si fa sciogliere bene il sale e poi si fa raffreddare. Vi potete riempire la bottiglia da litro, in modo che avete il chilo sopra e il liquido da aggiungere sopra. Le prime volte dovrete aggiungerne tanta, perché dovrete riempire tutto il vaso, e poca alla volta, perché ovviamente se voi avete fatto un bel lavoro scenderà piano piano, quindi 2-3 volte. La piastrina è un altro vostro indicatore. Da questo momento in poi l'acciuga deve essere sempre ricoperta di salamoia. Questa piastrina deve galleggiare nella salamoia. Adesso abbiamo aggiunto la salamoia. Abbiamo finito, il più del lavoro l'abbiamo fatto. Bisogna aspettare dai 30 ai 60 giorni perché l'acciuga maturi. Il sale entra bene dentro la carne. Sinora il sale ha levato il liquido, adesso la deve far stagionare insieme alla salamoia che la conserva. 30-60 giorni perché? Perché dipende innanzitutto dalla grandezza delle acciughe. Queste tra 20 giorni sono pronte. Un'acciuga più grossa ovviamente ci mette molto meno a disidratare. Il clima, se fa un'estate torrida, ovviamente il caldo aiuta di più. Se avete fatto un bel lavoro fatica un po' di più, quindi dai 30 ai 60 giorni di tempo. Passati questi 30-60 giorni possiamo togliere il peso, che da questo momento in poi non serve più. Tiriamo sulla piastrina, che ovviamente non sarà così facile togliere, ma sarà ben attaccata. Si prende un'acciuga al lato per non rovinare tutto il coso, si va sotto l'acqua e si pulisce. Adesso si pulisce come un'acciuga normale. Si pulisce a cosa detta? Sì, io vi sto dicendo quello che dovete fare. La prima cosa per vedere se l'acciuga è pronta, come vedete questa acciuga è appena pescata, ha vari colori e soprattutto la traccia del sangue.
deve essere un colore marrone scuro tutto uniforme e la lisca dovete riuscire a levarla bene. Ultimo modo per vedere se è pronta, assaggiarla. L'assaggiate, se sentite che bella morbida, bella sapida, al punto è giusto, è pronta. Da questo momento in poi potete eliminare il peso, rimettere la piastrina, sempre la salamoia. A questo punto vi potete anche portare il vaso a casa chiudendolo in casa e ogni volta che vi servono tirare fuori quelle che vi servono, pulirle e cose. Quelle che avete nel vasetto, ve l'ho detto, tra una ventina di giorni potete iniziare a fare questa cosa qua. Adesso levate il tappo, stasera ci quando arrivate a casa. Ci date una pressione un attimino, cioccolate un pochettino il liquido per 2 o 3 giorni. Vabbè, sì, potete anche tenerlo chiuso. La lezione è finita, siete diventati tutti degli apprendisti asciugai. No, la salamoia la dovete far raffreddare, non la mettete bollente perché sennò fate. Grazie mille, caro. Grazie a voi, un saluto. Bravo.